sembri sceso dal letto. Buongiorno, eh? Buongiorno, è mezzogiorno. È mezzogiorno a Ostia. A Ostia. Con Stefano Rubaudo, il mio amico Tocco. Direttore sì, tecnico. Coordinatore tecnico. Coordinatore tecnico, direttore tecnico. Ma anche un po' commissario, cioè un po' tutto, ormai tu sei... Ma soprattutto sei qui, è il 28 di... Dicembre del 2023. Esatto. E poi dicono del calcio, quelli non si fermano mai, giocano partite, eccetera, eccetera, ma... In realtà sono arrivato il 26 qua. Ah, perché, per spiegare. Perché comunque hanno iniziato presto, cioè non si sono fermati mai. E tu i cuccioli li devi tutti quanti, come dire, uno Vabbè, per uno. Se stanno loro il 26, devo stare anch'io, perciò... Nel senso che ti alleni pure tu, perché vedo che c'è una consistenza del braccio. Vorrei dire, visto che noi siamo amici di un certo Luis Alberto Laera, che sta dall'altra parte in Argentina, e fa sempre vedere il bicipite, il tricipite, signori, non chiedo la tartaruga perché ma lui è un vanitoso, io no. Ah, non sei un vanitoso, no, non solo, così alternato. Senti, a fianco, dietro il backdrop di suoi inviti, c'è la pianta, perché tu rappresenti il mondo dell'acqua, diciamo la zona più... ecosostenibile del mondo, no? Ebbene, allora si pianta, no? Hai capito? No, dico questo perché tu sei un precursore di tutto, sei stato atleta di altissimo livello, hai viaggiato nei mari più pericolosi, più zozzi, più sporchi, poi ti sei fatto anche portavoce, no? Ti ricordi? Sì, Anche perché ti sollecitai io sulle famose bicchierini di quelli di plastica. In Italia siamo arrivati a un punto ottimo, cioè siamo avantissimo. In campo internazionale purtroppo sono rimasti fermi. Hai capito? Che ne dicano? Chiameremo Greta le prossime gare della... No, noi qua ormai siamo... In Italia praticamente è proibito anche fare rifornimento in mezzo al mare senza, cioè si può fare solo rifornimento nei Attenzione, punti. Non di benzina, rifornimento. No. Rifornimento di quello che uno beve, no? Siamo avanti, cioè abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare, ovviamente nel limite del possibile per svolgere queste gare nel modo più pulito possibile. Devo dire che la FIN in questo mi ha sempre dato spago. Mi ha sempre fatto fare, nessuno mi ha mai detto ma attenzione, anzi. Bon, adesso sei diventato anche dirigente, per cui insomma da dirigente ancora di più, ascoltato, sentito, non dico che il fondo nelle tue mani, ma un po' giù di lì, no? Vabbè, più che altro questa è stata un'iniziativa non tanto per il fondo, ma è stata un'iniziativa per lanciare un segnale in realtà, insomma, per tutti quelli che utilizzano il mare, sapere che comunque la FIN si fa portavoce di un sistema di gare un po' più pulito, insomma, questo è figo, no? E questo è figo ed è anche lo spot, tanto per partire, perché mica stiamo qui a parlare solo di ecologia, ci mancherebbe, perché poi alla fine... Sarebbe bello. Sarebbe anche meno impegnativo. No, non siamo abbastanza preparati. No, ma magari sull'impegno ci siamo anche documentati. Il tema è, e tu sei documentatissimo, e questo fine d'anno qui... a macinare con Gregorio Paltrinieri, con Domenico Acerenza, con Galossi, no? Il new entry. Esatto, è arrivato anche lui. Anche il giovane Virgulto e con Fabrizio Antonelli, con te, insomma, dove stiamo andando? Ma stiamo andando, non è che noi abbiamo, diciamo, una direzione unica, noi abbiamo, ogni ragazzo ha il suo obiettivo, perciò inevitabilmente abbiamo un arco con delle frecce che sparano dove appunto dove noi pensiamo che i ragazzi possano arrivare. Ovviamente vabbè, Galossi e Burdisso, perché anche Burdisso sta qua, sono comunque gestiti da Cesare, perciò diciamo io do una mano per quanto riguarda la parte logistica e anche per semplificare il lavoro, nel senso diventerebbe difficile organizzare un'attività a Livigno e spezzare la parte logistica in due, perciò diciamo io più che altro avendo la fortuna di stare qua più spesso magari do una mano sul punto di vista comportamentale laddove c'è bisogno e anche sul punto di vista logistico. Poi Fabrizio, insomma, che comunque sta sul doppio binario, sta sul cronometro, esatto, sta sul... Sì, organizza poi però tu con l'occhio tecnico, anche se poi facendo così un escursus, il fondo non è cambiato, cioè un'altra era geologica rispetto a quella che hai lasciato tu da atleta. Ma no? Guarda, io
penso che il livello medio sia rimasto, abbia fatto pochi progressi. Il livello, diciamo, poi ci sono 5-6 persone che mediamente vanno molto forte. Vabbè, i nomi li sappiamo. È anche vero che, insomma, quando noi facevamo fondo, la tecnologia era pari a zero. Gli allenamenti erano comunque gli allenamenti che rispecchiavano i tempi, cioè gli anni 2000, 2002, 2003, 2004, e invece oggi si usa tantissima tecnologia, si usa... E poi diciamo che la cosa, diciamo, che secondo me ha cambiato tanto è appunto in Italia la curiosità. Insomma, noi abbiamo Fabrizio che praticamente è un curioso nato e prova qualunque cosa pensa possa far bene, diciamo, a questa disciplina, e noi, diciamo, in quei tempi forse c'era meno scelta. Diciamo, è un visionario? È un curioso. I visionari sono anche curiosi, sì, no? Diciamo che si cerca di utilizzare al meglio quelli che sono, diciamo, gli strumenti che comunque ci danno, ci vengono dati tutti i giorni, cioè, nel senso, c'è molta più accessibilità a informazioni rispetto agli anni 2000. Perciò si cerca di utilizzare tutto. Quando nuotavo io, tutta questa tecnologia, insomma, non c'era. Si prendeva il bicchierino di plastica e si faceva il rifornimento. No, poi... ma non si faceva neanche, cioè, sì, si faceva, sì, il rifornimento. Ma io mi ricordo, l'altro giorno mi hanno mandato una foto dei mondiali di Roma, e io mi ricordo che il giorno prima ero andato a comprare gli omogenizzati, la Coca-Cola, la Coca-Cola, acqua e zucchero. Oggi sono cose impensabili. Qualcuno si diceva che mangiasse pane e salame, sai, cose. Senti, ti manca un po' la 25 km? No, non mi manca. Secondo me è una gara tosta e che va fatta con un altro spirito. Lo spirito competitivo per una gara del genere è una gara troppo lunga, insomma, è troppo difficile da interpretare. Senti, e da organizzare. Però a questo proposito, la 10 km è la gara olimpica, ma magari pensare anche a un futuro con la 5 km non sarebbe male, no? Perché magari è anche più spettacolare sotto certi punti di vista. Io più che una 5 km metterei, vabbè, la spettacolarità andrebbe un po' gestita anche con una produzione dell'evento diversa, forse, no? Utilizzando appunto ancora ulteriore tecnologia per poter dare in tempo reale chi è primo, chi è secondo, chi è quarto. Cioè, tu dici l'utilizzo dei droni, tutte queste esatto, cose che non... Quello che non... secondo me sarebbe bello da fare è la staffetta, diciamo, dando la possibilità a più nazioni di partecipare, forse... Anche campo. Perché lì ce la giochiamo... No, cioè, a parte ce la giochiamo, però voglio dire, non si sa mai, alle volte noi siamo tipo quarti, quinti, sesti, perché qualcuno parte con i maschi, noi di solito partiamo sempre con le femmine, e non si capisce mai chi veramente, tranne fino all'ultimo giro, chi vincerà, diciamo, la staffetta. Perciò secondo me anche a livello di pubblico potrebbe essere interessante. Poi, sai, una nazione potrebbe portare, diciamo, una bandiera a squadre, potrebbe attirare più spettatori rispetto che il singolo. E con l'utilizzo della tecnologia, perciò facendo capire bene la tattica delle varie squadre, secondo me potrebbe essere il prossimo futuro dell'open water. Andiamo al punto. Beh, ovvio che la nostra testa di serie numero uno, Gregorio Paltrini, si è qualificato per la piscina, e quello sembrava scontato, ma non è mai nulla scontato. Adesso c'è Parigi. A proposito, il campo di gara te lo sei studiato al millimetro, al centimetro o ancora al chilometro? Cioè, diciamo che è un campo di gara che se sbagli lì ti devi andare a ricoverare da qualche parte, perché è impossibile sbagliare. Cioè, se sbagli di 3 metri... Senti, però sono un po', troppo poco avventurosi, no? È che questa Olimpiade si sta uniformando a tutto il resto, cioè il nuoto in acque libere, che libere sono fino a un certo punto. Ma no? I francesi secondo me hanno fatto molto bene a livello di proclami, hanno proclamato cose spettacolari. Beh, hanno la grandeur. La Senna, la Torre Eiffel, e poi se vai a leggere nel dettaglio, il surf c'ha grossi problemi perché volevano costruire una piattaforma che tutto era tranne che ecosostenibile, in un paradiso praticamente naturale. Il nuoto di fondo verrà fatto nella Senna insieme al triathlon, però come in realtà... Speriamo pulita, perché se sta un po' inzozzosa come il nostro Tevere qui a Roma. Speriamo pulita, perciò alla fine, sai, tutte queste
queste, insomma, queste cose incredibili in realtà non le abbiamo ancora viste. Certo, è un'Olimpiade in una città europea, una città piena di storia, una città incredibile che sicuramente avrà un colpo d'occhio impressionante. Per ora la cosa più impressionante sono i prezzi per andare a vedere le gare, per dormire, così. E poi dice che l'Olimpiade è vicino a tutti, un tempo erano quasi gratuite. No, ai tempi è lontano dai più, è vicino a chi se la può permettere, sono pochi. Però sai, in scala mondiale probabilmente riescono a riempire. Senti, tu quando sei qui a Ostia, che riposi e sogni, cosa ti immagini, speri, pensi per l'Olimpiade, per i nostri azzurri? Non dico Paltrinieri perché magari non ti sbilanci, però sotto sotto, sapendo che tu sei un gatton che potenzialmente, insomma, in campo maschile possiamo prendere due medaglie e potenzialmente possiamo prendere una medaglia anche in campo femminile. Perciò io, diciamo... Cioè, diciamo, è un minimo sindacale o pensi che magari si possa anche estendere a qualcosa di più? No, di più vuol dire prendere quattro medaglie e mi sembra... Perché visto che al nuoto stanno belli carichi, no, come aspettative, poi no, dopo... Io dico, la gara femminile è molto, molto, molto... Cioè c'è un campo di un parterre di molte ragazze, tipo una decina, otto, nove, diciamo, forti. Invece in campo femminile ce ne sono cinque veramente più forti degli altri. E perciò, insomma, mi sbilancio un po' di più. Però certo, riuscire a tornare a casa con due medaglie sarebbe il record, adesso senza dire maschi e femmine, sarebbe il record per noi, insomma, due medaglie, quello già sarebbe un grandissimo risultato. Senti, post Olimpiadi, ragioniamo anche sul post Olimpiadi, tu pensi che Gregorio rimanga a fare l'atleta del fondo, possa essere continuare a fare il traino, o vedi comunque all'orizzonte anche una nuova generazione? Ma all'orizzonte c'è una nuova generazione sicuramente, però credo che sia lui che Mimmo proveranno ancora a rimanere fino a Los Angeles, anche perché... 2028? Sì. Cioè, anche perché l'età ormai non... Sì, cioè, voglio dire, Rubaudo, se entrasse oggi in pista, visto che mi dicono le cronache che tu faccia diversi chilometri al giorno... Sì, cioè, sento in pista. Senti, no, ti butti, no, immaginiamo così un Rubaudo che si butta assieme agli animali in mare, ci arriva, no, al fondo ci arriva di sicuro. Al fondo sì, sicuramente, probabilmente non arriva neanche ultimo. Però, dico, però qualche cazzotto lo tiri ancora. Sì, cioè. No, non è quello. Dico, no, se tu sei un pacifico. Due atleti così forti, insomma, sarebbe un peccato che avere come obiettivo di fare le Olimpiadi e smettere. Secondo me dovranno sicuramente recuperare delle energie mentali. Sì, dice forse meno piscina e più... Meno impegni più che meno piscina. Anche perché in Italia, cioè voglio dire, poi c'è tutto quanto un circuito, no, di gare in acque libere che si fa interessante, cioè poi la gente segue, sì, no? Sì, no, ma si impegnano tutti, si impegnano i master. Alle volte il nostro campionato italiano è duro quanto quasi in europeo, perciò dico, insomma, le gare sono interessanti, ma il discorso è solo, diciamo, vivere, secondo me, l'anno post-olimpico. I due anni post-olimpici per loro due sarebbe da viverli un po' con un po' più di leggerezza, e loro lo sanno fare benissimo, basta che tu gli dai mezzo centimetro di briglia e loro su questo lo interpretano molto bene. E poi ovviamente vedere, insomma, nel 2026 quali sono le intenzioni a fine 2026. Credo però che loro, insomma, siano ancora, tutte e due, potranno essere ancora, diciamo, un esempio e sicuramente il motore trainante, insomma, dei giovani che stanno dietro a questa nazionale. Tocco, abbiamo detto tutto. Quasi tutto, sì. Poi dopo ci sarà l'esplosione, fra qualche giorno 2024. Vabbè, noi facciamo gli auguri a te, noi di Swim Biz. Auguri anche a voi ragazzi, non mangiate troppo. No, ma questo non c'è problema, lo diciamo soprattutto a voi e ci vediamo prossimamente. Questo penso che sia un grande in culo alla balena, esatto, no? Perché questo, un buon fine anno a tutti. Anche perché sarà un anno, un 24 bello, terribile, bello impegnativo. Adesso stiamo vivendo luglio di un anno normale, nel senso che comunque con il mondiale a febbraio, insomma... Cos'è diventato questo mondo del nuoto? Vabbè. Dal 2025 dovrebbe tornare tutto, si spera, normale. Non le dire queste cose, perché poi magari chissà cosa si inventano quelli delle federazioni internazionali. Infatti. World Aquatics. Un abbraccio. Abbraccio a voi. Alla prossima. Alla prossima.